prima difficoltà tecniche, pronti a partire. Yo yo, benvenuti in un altro video. Oggi sono in compagnia di Francesco, partiti dal rifugio Capanna Villa e vediamo dove, fin dove arriviamo oggi. La nostra aspirazione è arrivare fin su in cima Punta Rocca. Come uscite, questa è la prima della stagione, quindi direi che iniziamo molto bene. E niente, seguiteci in questa, nelle nostre mirabolanti avventure. Vero mirabolanti, Francesco, che si dimentica la cosa più importante per un'uscita, l'acqua. Avanti su, alza attacco e si vola. Semplicemente risaliamo le piste, infatti vedete quelli che scendono anche al freddo, al sicuro, a lato della pista, e continua l'avanzata. Situazione della neve, polvere magica. Là si intravede il lago di Fedaia con la diga. Situazione del sudore? Non male, forse la coppiata col pai non è il massimo. Sento un po' wet. Sì, io con canottiera, maglia tecnica e guscio sto da Dio. Sta veramente bene. Guardate che bello dall'alto. Spettacolo. Quell'elicottero? Non è più troppa sicurezza. Basta che non sia per noi o per qualcuno qua nella zona. Finalmente il sole si è degnato di comparire. Lassù c'è una bella processione di persone che vanno su a Punta Rocca. Prepariamoci alla processione. Si ammira già un bellissimo panorama. Pausa quetta, piscina e soffiata di naso anche. Eccoci all'ultimo tratto. Dai che giri! Dai che siamo! Anche l'altra è presa. Prima volta sopra i 3000, si respira bene? Sì, non lo sento. Prima sciata di stagione, quindi stiamo calmi, la neve è buona, traversone di là farei. Spero che l'inquadratura possa andare bene, è la prima uscita di stagione, quindi voglio anche capire come gestirmi con la ripresa, spero si veda bene. E beccatevi che panorama! A neve ci siamo, una bella polverella, è abbastanza pendente, ho riso il tonno che mi vengono su adesso. Siara 3000 metri, comunque prima volta, not bad. Sì, però se non lo chiudo sto scarpone, magari... Appalala! Grazie per regalarmi sempre grandi emozioni, Francesco. Avanti! Meglio qua. Le gambe si fanno sentire, decisamente. 1200 metri di dislivello. Sì, diciamo che ci sta tutta.
spaccioli, eh? Oh, sì! Madonna come gira, Madonna che bella! Wow! Senti che robetta! Crepaccino, attenzione! Ma che bellezza, eh? Il suono che fa è un qualcosa di eccezionale. Dai avanti, forza! Come prima uscita non è per niente male, veramente la neve per essere a novembre è fenomenale come inizio. Se partiamo così, chissà che finale di stagione ci aspetta. Che belle montagnute qua. Lo sci ho fatto alla fine due sciate l'anno scorso con questi sci, li ho presi praticamente alla fine della stagione e adesso sì, devo farmi un po' di gavetta anche come curve, come equilibrio. Sono polivalenti, molto molto polivalenti, però sono anche da capire dall'altra parte. France! Andiamo un po' sulla fresca, come piace a noi. Vecchio, sì vecchio, proprio così. Regalami un altro cappottone, dai. Oh, che mi fai venire giù una valanga, guardalo, sommersi di sci, ti ho detto. Porco, due. Uela, un'appoggiatura ci sta sempre. Adesso vieni qua e mi mena. Partito lo sci. Ma vaffa! Culo! Ah, è lì a ridere tanto! Sistemato anche me! Ah, ma sta fresca è veramente una cosa speciale, eh! Qua è una merda! Giù di là! Sossi di merda! Senti che grattariole! Attenti ai sassi! Laghetto, qua è bella pesa. Io andrei dove stanno andando tutti. Com'è qua? Tutto a posto qua, mi sa. Io. Senti i sassi, stanno molto molto attenti. Capire la pendenza.
Sassottino, Mulino Bianco. Buona. Dai, avanti giù, forza. Bello sto pezzo, molto tecnico. Forza! Comunque tutta la parte di fuori pista l'abbiamo fatta, è finita e adesso ci manca il pistino su cui appunto siamo saliti. Ci sarebbe anche l'opportunità di scendere da qua, ma è un bel muro e come prima uscita direi che abbiamo sciato per la prima volta a 3000 metri, abbiamo sciato in parte i crepaci, abbiamo fatto un po' di cappottoni. Questa è bella però, questo è bello. Abbiamo fatto fuori pista, abbiamo visto un po' di neve fresh e direi che per oggi possiamo anche finire di cercare rogne. Francesco scende con la sua calma, tanta tranquillità. Tra l'altro in tutto ciò mi ero dimenticato di bloccare gli scarponi. Ghiaccio qua, un po' di derapage. E voilà, ragazzi, ultima discesa prima di arrivare al rifugio Capanna Villa, eccolo là. E noi abbiamo una macchina lì invece. Spero vi sia piaciuto il video, ragazzi. Il primo che porto di sci alpinismo e ne vedrete molti altri, quindi preparatevi. Uscita veramente tanto bella, tanto dislivello, ma meritava. Non ci posso credere, è il nostro eroe che torna. Importante crederci, no? Dai, ultimo cappottino, no? Com'è andata questa prima uscita? Bene. L'anno scorso era molto peggio, devo dire, sono riuscito a fare anche qualche cambio in curva, mi è piaciuto, qualche tombolone, però vabbè, ci sta, dai, sempre. Ci sta. E torno a casa sano e salvo, nessun pollice rotto. In memoria dell'anno scorso. E gran cosa, e quindi abbiamo salvato la giornata. Bene, è stata veramente una giornata bomba. Dai. Avanti a casa adesso. Ciao a tutti, ci vediamo alla prossima sciata insieme. See ya! See ya!